Siamo felici di iniziare questo percorso, tornare a Taranto innanzitutto perché il 2021 è stata un'esperienza fantastica, le gare si svolgeranno a breve, tutto quanto inizia a prendere forma in modo ufficiale, quindi siamo molto contenti di come stanno andando le cose e del supporto che la città ci sta dando. Il 23 e il 24 ci saranno le gare ufficialmente, quindi gli F50 di SGP tornano a sfrecciare in acqua nella rada del Mar Grande e speriamo che sia uno spettacolo fantastico per tutti quanti. Un'iniziativa importante, una seconda edizione significativa che ci dà la possibilità di investire in una città che può rappresentare davvero per la Puglia intera un'ulteriore destinazione di crescita, non solo degli indicatori quantitativi legati al turismo, ma soprattutto dei percorsi di qualità che la Puglia sta facendo, investendo molto sugli eventi, e questo a tutti gli effetti sarà un evento di destinazione che avrà una ricaduta non solo immediata rispetto alle presenze che registreremo durante questi giorni, ma soprattutto riscriverà una narrazione diversa di una città che anche intorno a queste iniziative può raccontare un modello di sviluppo assolutamente diverso e compatibile con l'ambiente. Abbiamo bisogno di diversificare le attività produttive di questo territorio, abbiamo bisogno di riposizionare anche la reputazione del nostro sistema di imprese. L'altra volta, a fronte dell'investimento, lo ricordavo, abbiamo generato un gettito sul territorio 3 volte l'investimento, quindi siamo convinti che sia la strada giusta, anche se è una strada faticosa. Ed è la strada giusta anche perché questo tipo di eventi internazionali richiama ricadute altre che poi arrivano al turismo, arrivano ad altri investitori, arrivano alle partnership istituzionali, insomma fa veramente bene a Taranto stare su questi palcoscenici, è un'attività molto impegnativa ma siamo onorati di fare questi sforzi per la nostra comunità.